l'aspetto fisico-meccanico del terreno. Quindi cominciamo, visto che il terreno è una parte fondamentale della nostra coltivazione. Si è sempre detto che è il substrato su cui noi coltiviamo, quindi andiamo ad analizzarlo molto nel dettaglio, anche perché è quello su cui noi avremo grande influenza. Sul vento, se visto, si possono fare barriere frangivento, ma non è che posso decidere quando può tirare vento e come tirare vento. Uguale sulla pioggia, posso fare regimazione delle acque, drenaggi, sistemazione idraulica dell'aria, poi vedremo, però non è che posso decidere quando piove o quando non piove. Quindi invece sul terreno io posso agire, ma soprattutto lo devo conoscere perché poi in base alle caratteristiche di questo terreno io attuo tutta la serie delle tecniche culturali conseguenti. Se io non conosco il terreno non so nemmeno come agire dopo. Infatti vi dice che il terreno è costituito da diverse componenti, cioè non è un blocco unico, dice terreno è tutto terreno, no, è diverso, quindi si deve parlare di terreni, di suoli, che sono tutti diversi fra loro. E qui li analizziamo dal punto di vista fisico-meccanico. E dal punto di vista fisico-meccanico noi abbiamo tre fasi distinte, una fase solida, una fase liquida e una fase gassosa. Come avevo già scritto quando eravamo in presenza della lavagna, il terreno ideale, e ce l'avete qui accanto, in questa immagine grafico, che sono i rapporti ottimali tra acqua, aria e parte solida, l'ideale sarebbe avere un 50% di particelle solide, un 25% di contenuto in acqua, che generalmente si trova nei micropori, e un 25% di contenuto in aria, che si trova nei macropori. Quindi questa è la, diciamo, distensione, è come si dovrebbe organizzare, dovrebbe essere organizzato e distribuito le varie fasi all'interno di un terreno ideale. Le condizioni ideali ce le abbiamo sempre? No, perché poi capite bene, questo è proprio 50, 25, 25, poi si discosta sempre e naturalmente segue quello che è l'andamento stagionale e climatico tipico della zona. Quindi sapete, se analizzate le piogge, ci sono alcuni periodi in cui piove veramente poco, da noi l'estate, altri in cui piove molto, primavera e autunno. Quindi naturalmente queste percentuali cambiano. Naturalmente chi è che si alterna? La parte solida generalmente non è che cambiano, sono quelle che cambiano, il rapporto è aria-acqua, che quindi può aumentare oppure diminuire. Nel senso, ci può prevalere l'acqua nei periodi di grande piovosità, quindi addirittura si può arrivare anche ad avere tutti i macropori riempiti di acqua, e questa è una condizione annosa, l'asfissia porta, oppure avere proprio a zero l'acqua non va mai, però gran parte anche dei micropori in cui si ritrova aria e lì siamo in condizione di carenza idrica. Comunque guardiamo queste fasi. La fase solida vedete, è costituita da particelle solide e da sostanze organiche. Le particelle solide a sua volta vedete, hanno delle caratteristiche proprie. Vedete, abbiamo le parti non modificate, che sono quelle della sabbia e del limo, parzialmente modificate le argille, profondamente modificate ossidi e idrossidi metallici. Cioè, questo cosa vuol dire? Che alcune particelle sono sempre quelle e non subiscono alterazioni di nessun genere, tipo la sabbia e il limo. Altre nel passare del tempo si modificano leggermente, parzialmente modificate le argille. Poi ci sono dei composti di particelle solide che invece si sono modificate molto e che nel tempo si continua a modificare gli ossidi e gli idrossidi metallici. Poi tutte queste parti le rivedremo ancora più approfonditamente. Le sostanze organiche, ci siamo, sono organismi edafici, cioè tutti gli organismi, micro e macro, che vivono in un terreno. Quindi, vedete, qui mi elenca microfauna, microflora, ci siamo, e macrofauna. Quindi tutto ciò che è vivente all'interno del terreno. E vedremo, ci ritroveremo tanti microrganismi e tanti macroorganismi all'interno del terreno. Pensate sia un qualcosa di morto, eh? Quindi ci troviamo batteri, virus, funghi, alghe e così via, protozoi, ci troviamo poi lombrichi, insetti, quindi c'è un po' di tutto all'interno. Poi abbiamo residui e spoglie di organismi viventi, parzialmente decomposti. Quindi questi organismi viventi che vivono il terreno, cioè mica sono eterni, a un certo punto finisce il loro ciclo vitale, quindi arrivano a morte, una morte naturale, può essere anche accidentale, diciamo, come una pianta eterna, può morire perché arriva alla fine del ciclo oppure perché gli succede qualcosa. Quindi
tipo un incendio, se è colpito da un fulmine, da una lavorazione ben distrutta, così via, da una malattia. Quindi comunque, questi microrganismi si trovano nel terreno, vanno incontro a morte e inizia un ciclo della materia, quindi anche loro vengono decomposti. Se visto sostanza organica non è utilizzabile né dalle piante né dalla stragrande maggioranza di questi microrganismi, quindi deve essere decomposta per poi formare questi composti minerali solubili che invece saranno utilizzabili. E poi abbiamo ultima frazione, diciamo, la sostanza organica, è l'humus, che sono appunto l'ultima fase in cui i composti organici sono in via di mineralizzazione, cioè appunto di creare questi minerali che sono solubili, entrano nella soluzione circolante e poi saranno riutilizzati per andare a chiudere il ciclo. Poi abbiamo la fase liquida, che noi la componente è la soluzione circolante, questa ve l'ho già nominata diverse volte, è una soluzione acquosa molto diluita di sali minerali, presenti in concentrazioni minori rispetto alle acque di falda e a quella di superficie. Quindi naturalmente la soluzione circolante è composta da acqua e sali minerali. Vedete, la concentrazione di questa soluzione circolante è minore rispetto all'acqua di falda e a quella di superficie, perché se questa concentrazione fosse molto elevata, il problema a cui si va incontro è che quando abbiamo concentrazioni elevate, tipo acqua di mare, poi questa acqua non è utilizzabile dalle piante perché è trattenuta e quindi perché non si irriga, a parte con l'acqua di mare che si apporta il sodio, ci distrugge la struttura del terreno e tutto quello che volete, ma anche perché la concentrazione salina è molto elevata e quindi quell'acqua che è lì presente non riusciamo a utilizzarla. Poi abbiamo la parte gassosa, che è l'aria presente nel terreno, quindi c'è presente una composizione diversa rispetto a quella atmosferica. L'aria del terreno è più povera in ossigeno e più ricca in anidride carbonica. Questo perché? Perché nel terreno non abbiamo ricambio d'aria così veloce come c'è nell'atmosfera. Sottoterra vento non tira, che è la principale fonte di ricambio. E quindi naturalmente tutti questi microrganismi utilizzano l'ossigeno, tutti questi microrganismi, o la stragrande maggioranza, diciamo, emettono CO2, quindi consumando ossigeno, emettendo CO2, non avendo un grande ricambio, i rapporti tra questi gas variano rispetto all'atmosfera. Cominciamo a vedere quella che è la fase solida nel dettaglio. E vi dice, le caratteristiche agronomiche più importanti relative alla fase solida del terreno sono le dimensioni delle particelle terrose. Quindi la prima classificazione, che poi vedremo a pagina seguente, è fatta in base alla grandezza, quindi al diametro, di queste particelle. Non tutte sono uguali, altrimenti non si sarebbero classificate se erano tutte uguali. E quindi, a seconda di come sono grandi, sempre il solito discorso che faccio, no? Abbiamo pallone da calcio, poi palline a tennis, palline a golf, hanno dimensioni diverse fra loro, le potete vedere qui accanto, a pagina 139, le vedete la differenza, vedete tipo una, la sabbia e il pallone da calcio, poi lì una pallina, diciamo, da tennis come rapporto, e poi l'argilla e quella da golf, all'incirca, forse anche più piccolina. Quindi vedete, a seconda della grandezza, capite bene che se le mettete in un insieme, in un certo volume, come metterle in un vaso, non lasciano gli stessi spazi tra, diciamo, pallina e pallina, tra particella e particella, e quindi influenza moltissimo le caratteristiche del terreno. Quindi, in base a queste dimensioni, noi classificheremo i terreni con la tessitura, e poi vedremo, c'è anche un apposito triangolo della tessitura che è da studiare, vi darò anche degli esercizi, magari vi metto su Classroom, da realizzare questi triangoli della tessitura, per capire a che tipo di terreno siamo di fronte e quindi quello che posso fare, quello che ci posso coltivare, che tecnica culturale e così via. Poi, altra caratteristica fondamentale, che è data da queste, sempre queste particelle, cioè dalla fase solida, è il rapporto tra gli spazi vuoti e gli spazi pieni. Quindi capite bene, queste particelle, essendo sferiche, si appoggiano una all'altra, ma non sono mica dei cubi che aderiscano tutti perfettamente. Essendo sfere, lasciano uno spazio vuoto tra uno e l'altro. Quindi il rapporto tra pieno e vuoto, va bene, è la porosità. Quanto è poroso questo terreno? E quindi a seconda della particella, capite, più sono grosse le particelle, più spazi vuoti lasceranno fra una e l'altra, e quindi tanto più sarà poroso il terreno. Infatti i terreni molto, diciamo, sabbiosi, quindi con grande presenza di sabbia all'interno, sono terreni molto porosi, e si vede molto bene perché l'acqua infiltra
molto velocemente. I terreni argillosi invece sono poco porosi, perché la particella è piccolina, gli spazi sono pochi, infatti l'acqua infiltra molto lentamente. E infine, ma non meno importante, abbiamo il modo di aggregarsi delle particelle, e questo si determina la struttura del terreno, che è fondamentale. Ricordate che un terreno senza struttura è un terreno che noi non possiamo coltivare, o dove veramente per coltivarlo mi ha fatto una fatica e poi i risultati sono veramente pessimi. Iniziamo dal primo punto, dalla tessitura. Vedete, vi dice, con il termine di tessitura, chiamata anche granulometria, si intende la proprietà fisica del terreno legata alla composizione percentuale delle particelle solide che lo costituiscono, distinte in base alle dimensioni. Cioè, cosa vuol dire tutto questo discorso? Che io quando faccio le analisi, quando vi restituiscono l'analisi, lo rendano con delle percentuali. E quindi vi dicono, di sabbia ce n'è, vi dico un numero a caso, 60%, limo 30%, argilla 10%. Questa è la distribuzione percentuale di quelle particelle. Quindi poi, ma vi dice che tipo di terreno? No, per quello ci serve il triangolo da tessitura, perché poi questi dati andiamo a metterli su un triangolo, poi vedremo come si costruisce, e quindi capiamo, a seconda di dove si incontrano le tre rette che derivano da questi tre, diciamo, dai tre lati, partano delle rette, vediamo come costruirle, il punto di incontro ci dice a che tipo di terreno siamo di fronte. A cambiare naturalmente dei rapporti, cioè delle percentuali, cambia anche il tipo di terreno. Vi dice, le dimensioni delle particelle, oltre che la loro composizione chimica, influenzano molte delle proprietà del terreno e i fenomeni che in esso si svolgono. La tessitura rappresenta il principale dato misurabile dell'analisi fisico-meccanica del terreno, quindi quella è facilmente misurata, facilmente determinata e che vi dà un valore molto preciso, perché vi dà un percentuale, quindi si sbaglia di poco. La classificazione delle particelle del terreno, in base alle loro dimensioni, si fonda su scale convenzionali, con le quali le particelle vengono suddivise secondo classi di diametro progressive. Esistono diverse scale studiate per classificare le particelle del terreno, in base ai loro diametri. I principali modelli usati nel mondo sono la scala granulometrica internazionale, che è generalmente quella che noi utilizziamo, quindi in Europa è quella principale, però mica detto lavorate solo in Europa, magari andate a lavorare anche in America, e quindi lì trovate invece la scala granulometrica americana, che naturalmente è elaborata da una società americana dei suoli, diciamo, invece la nostra è data dalla Società Internazionale di Scienza del Suolo. Quindi noi guardiamo tutte e due, però ricordatevi poi, quando andremo avanti, visto che siamo europei, facciamo riferimento a quella internazionale, che è il nostro punto di riferimento. E vedete, quella internazionale, guardiamo questa tabellina. Le frazioni, sono sempre due le frazioni, in entrambe le scale, questo non cambia mai. Una è lo scheletro sono quelle particelle con un diametro maggiore a 2 mm. Vedete, cosa ci ritroviamo dentro? Massi, sassi o ciottoli, la ghiaia e il ghiaino. Quindi tutti elementi che potrebbero essere anche utili per il drenaggio di un terreno, ma che non sono terra. Diciamo, non è mica che vuoi andare a coltivare su sassi o sulla ghiaia. No, quello non è un substrato, diciamo, dove le piante crescono, tranne alcune piante fioniere, ma che non sono quelle di interesse agrario. E qui vedete dimensione delle particelle, i massi superiori a 200 mm, i sassi o ciottoli tra 20 e 200 e la ghiaia e il ghiaino tra 2 e 20. Poi abbiamo la terra fine. La terra fine è il terreno vero e proprio, cioè il nostro substrato. E queste sono tutte il restante, cioè tutte quelle particelle che sono inferiori ai 2 mm. Cosa ci troviamo? Innanzitutto vedete la sabbia viene divisa in due grandi categorie, la sabbia grossa e la sabbia fine. La sabbia grossa è quella di dimensioni, di diametro, che va da 0,2 mm a 2 mm. La sabbia fine invece da 0,2 a 0,02. Poi qui è semplice perché aggiungete sempre uno 0 dopo la virgola e trovate tutti i range. Il limo, quindi pensate siamo in frazioni di millimetro, va da 0,02 a 0,002 mm. E vi dice le sostanze argilliformi sono tutte quelle che hanno un diametro inferiore o uguale allo 0,002 mm, quindi sono proprio microscopiche,
cioè, non deve vedere nemmeno a occhio nudo queste parti celeste. Invece un sasso lo vede bene a occhio nudo, una ghiaia la vede bene a occhio nudo. Nella scala invece granulometrica internazionale è più semplice, il modello base. Abbiamo lo scheletro, e qui va bene, sempre particelle con diametro superiore a 2 mm se loro hanno. Pietre e ciottoli maggiore a 10 mm, la ghiaia tra 5 e 10, il ghiaino tra 2 e 5, fine. Noi invece era un pochino più dettagliato, insomma ci si mette un po' più di roba. Anche la serrafine è un pochino semplificata, il discorso è sempre particelle inferiore a 2 mm, quindi le due grandi discriminanti rimangono quelle. Però loro dividono in sabbia, limo e sostanza argilliforme, quindi non fanno distinzione tra sabbia grossa e sabbia fine, e hanno alcuni valori un pochino diversi. Vedete, la sabbia va da 2 a 0,05 mm, quindi poi il limo da 0,05 a 0,002 e la sostanza argilliforme sempre inferiori a 0,002. Quindi qualcosina cambia, o a fini pratici, insomma, non è che cambia più di tanto, però, diciamo, vi potrete trovare di fronte se leggete, magari poi facendo un'università, un libro sulla scienza, fatta dalla scienza del suolo americana, in cui la distinzione è un pochino diversa dalla nostra. Entrambe le scale, vedete, vi dice, suddividono le particelle del terreno in due gruppi principali. Lo scheletro, che comprende tutte le frazioni con diametro superiore a 2 mm, e la terra fine, che comprende tutte le frazioni con diametro inferiore a 2 mm. Queste sono in ordine decrescente sabbia, lime e argilla. La terra fine costituisce l'insieme di particelle che, naturalmente in proporzioni diverse, perché se visto non è standard, vanno a formare quello che noi definiamo il terreno agrario, cioè il substrato dove coltiviamo. Le due scale si differenziano invece per l'ulteriore suddivisione all'interno delle due frazioni principali, ma queste lievi differenze non comportano grandi differenze per la valutazione complessiva della tesi del terreno. Come vi dicevo, alla fine i valori sono un pochino diversi, ma insomma, o alla fine si giunge alle stesse conclusioni, magari ci arriva un pochino a strada un pochino diverse, ma l'arrivo è sempre quello. Le caratteristiche qualitative dei costituenti delle varie frazioni del terreno dipendono essenzialmente dalle dimensioni delle particelle e dalla loro tendenza a formare aggregati stabili. Vedremo che alcune particelle non si aggregano fra di loro e alcune non creano nemmeno aggregati stabili. Quindi i terreni sciolti, perché vengono definiti sciolti? Perché non hanno nessun legame fra loro, le particelle. Di seguito sono evidenziate le principali caratteristiche delle varie frazioni granulometriche. Lo scheletro, naturalmente, conferisce al terreno scarsa coesione e scarsissima capacità di ritenzione idrica, cioè la capacità di trattenere acqua. Quindi un terreno che è fatto principalmente da sabbia, ciottoli e ghiaia, il terreno non ve lo trattiene, perché queste particelle, queste frazioni, non sono in grado di trattenere acqua, ma semmai di farlo drenare velocemente l'acqua. E quindi, capite bene, le difficoltà poi di coltivare, perché se non c'è l'acqua non si coltiva nulla. I frammenti più grossolani possono inoltre ostacolare lavorazioni e la crescita delle radici. E qui, quando poi abbiamo questi massi giganteschi, la roccia affiorante, che sono tutte più grosse di 2 mm naturalmente, cioè dopo diventa difficile anche lavorarci, quando avete anche le pietre molto grandi, possono danneggiare i vostri strumenti, possono danneggiare le colture, non possono far crescere le radici, le possono far crescere in maniera anomala, quindi diciamo compromettere quello che è il sostegno meccanico della pianta. E infatti poi vedremo una delle prime operazioni da fare quando si parlerà delle lavorazioni per iniziare una nuova coltivazione, quindi per avviare, è quella di rimuovere dal terreno i componenti di questa frazione in modo poi di poter coltivare senza problemi. In modo particolare cos'è che si va a togliere? Si va a togliere quelle particelle più grandi di tutte, cioè i massi di grande dimensione, non andate a togliere la ghiaia o i ghiaini, che sono talmente piccoli, quelli non ci ostacolano nella lavorazione. Ci sono anche apposite macchine proprio per eliminare questi sassi, no? Oppure le pietre, le spietratrici, oppure per triturarle, anche quelle ci sono altri macchinari. Poi le altre componenti sono la sabbia, che è costituita principalmente da quarzo, oltre che da frammenti rocciosi e feldspati. Conferisce al terreno una notevole permeabilità, quindi anche questa fa drenare molto bene. Quindi pensate alla spiaggia, che è composta tutta da sabbia, come l'acqua infiltra velocemente. Quindi quando arriva un'onda, quanto passa? Pochi secondi l'acqua è già tutta sparita. Pensate se invece fosse stata argilla, cioè l'acqua arrivava a 3-4 km alla fine a forza di onde. Una scarsa coesione, infatti, le potete spostare facilmente, senza far fatica. Se andate sulla spiaggia, la sabbia la spostate, non è che è coesa fra sé, bloccata.
e una scarsa resistenza meccanica. E questo naturalmente ci serve per capire, infatti dice, per gli organi lavoranti e le macchine operatrici, qual è lo sforzo che una macchina operatrice va incontro quando va a effettuare una lavorazione su un terreno sabbioso, che è molto basso, perché non avendo coesione, non essendo legato tra sé, si smuove molto facilmente. Un suolo molto ricco di sabbia presenta una scarsa capacità di ritenzione idrica e dei sali minerali. Per questo è facilmente soggetto a inaridimento e in certe situazioni può divenire perfino sterile. Una dotazione normale di sabbia nel terreno va dal 40 al 70%. Quindi questi terreni sabbiosi, cioè se la sabbia è troppa, perché in giuste quantità è bene avere anche la sabbia, perché in media avere equilibrio tra questi tre componenti, mai essere squilibrati. Ma se arrivate ad avere l'80-90% di sabbia, è una condizione dannosa. Perché? Non ritiene l'acqua, non ritiene gli elementi nutritivi, non ha coesione. Quindi non avere coesione vuol dire essere facilmente erodibili, e infatti basta il vento per spostare la sabbia. Se state in spiaggia, quando tira vento forte di mare, vedete come la sabbia si alza, e quindi poi va a finire negli occhi, nelle mucose e così via. Ma quello è un danno nostro, ma si sposta naturalmente, quindi pensate come si sposta anche nel terreno, la nostra coltura non ci sta bene. Non trattiene acqua, quindi le piante nei periodi in cui non piove vanno facilmente incontro allo stress idrico, non trattiene elementi nutritivi di cui hanno bisogno per crescere, quindi capite bene che l'eccesso di sabbia ci porta a terreni praticamente incoltivabili. Infatti sulla spiaggia di mare che ci coltivate, oltre che alla presenza anche di ione sodio e così via, però ci coltivate, cioè ci nascono qualche piante sulle dune, ma non sono colture agrarie. Poi abbiamo il limo, seconda componente, quindi si va dalle componenti più grandi a quelle più piccole. È costituito da particelle più fini della sabbia, se visto, che sono composte da quarzo, feldspati, va bene, minerali di ferro e magnesio, che però non possiedono, a differenza delle sostanze argillose e dell'humus, proprietà colloidali. Quindi queste sono particelle più piccoline, ma anche queste non si possono aggregare fra loro, quindi rimangano comunque isolate. Vedremo che poi, quando faremo le lavorazioni, che gli si può dare una struttura propria, ma con le lavorazioni, ma loro non avranno mai una vera e propria struttura, come invece ritroveremo nelle sostanze argillose. I componenti della frazione limosa conferiscono quindi al terreno una scarsa coesione, perché anche questi non si legano fra loro, e presentano da un punto di vista del loro valore agronomico caratteristiche più vicine alla sabbia che all'argilla. Quindi per noi vuol dire scarso valore agronomico, anche i terreni limosi non sono facilmente coltivabili. Una dotazione normale di limo nel terreno va dal 25 al 40%, quindi guardate come è cambiata anche la dotazione normale, da 40-70 a 25-40. Andiamo alla frazione che naturalmente è quella maggiore di interesse agrario, perché se queste sono di scarso interesse agrario, qualcuno ce l'avrà l'interesse agrario. Poi ricordatevi, tutte sono necessarie queste frazioni, cioè per avere un terreno agrario perfetto dobbiamo avere la commissione perfetta di queste tre, o almeno perfetta, diciamo che si avvicina alla perfezione. L'argilla, vi dice, ha una composizione mineralogica simile a quella delle precedenti frazioni, però ha subito parziali modificazioni, se l'ha visto quando si è iniziato, a carico soprattutto dei silicati. In questa frazione sono raggruppate le particelle più fini del terreno. Esse hanno diversa natura e composizione chimica e vengono denominate nel loro complesso sostanze argilliformi. I costituenti più importanti di questa classe granulometrica sono le argille e l'humus. Questi due gruppi di sostanze rivestono un'importanza fondamentale per gli aspetti fisici e chimici del terreno, perché sono dotate, a differenza degli altri componenti, di proprietà colloidali. Quindi se proprietà colloidale, colloidale, ora per farvelo rimanere in mente, la colla. Quindi cosa vuol dire? Che queste particelle si legano, si appiccicano una all'altra e hanno quindi una struttura propria, danno struttura al terreno, che quindi non è in balia degli agenti atmosferici, ma ha un legame molto stretto fra sé. Quindi anche se sono le più piccoline, si legano fra sé, quindi fanno queste macromolecolone, fate conto. I colloidi, come le argille e l'humus, costituiscono infatti i principali cementi, quindi vedete, leganti, che permettono la creazione e il ripristino dello stato strutturale nei terreni compatti e di medio impasto. Inoltre conferiscono al suolo una scarsa capacità di ritenzione idrica e dei sali minerali.
Questa varietà dei terreni ricchi di argilla limita fortemente la lisciviazione e l'erosione e quindi la perdita dei composti minerali solubili. Quindi cosa vuol dire? Che l'acqua all'interno di queste dove c'è molta argilla e humus non entra velocemente come nella sabbia o nel limo, quindi entra molto più lentamente e quindi se entra più lentamente va più piano, a velocità più lente e quindi ha meno un effetto trascinamento di lisciviazione di questi sali minerali che sono quelli che ci servono per alimentare le piante verso gli strati profondi dove non ci sono le radici e quindi vedremo sono terreni generalmente più ricchi. Inoltre è vero che l'acqua diciamo entra più lentamente perché hanno una capacità più bassa di infiltrazione, però hanno anche serbatoi idrici più grandi perché hanno un maggior numero di microfori, sono particelle più piccoline, quindi capite bene che il microporo prevale sul macroporo, quindi il microporo si detto è quello dove si ritrova l'acqua, avendo più micropori noi abbiamo quindi più acqua nel terreno, quindi quando poi parleremo di irrigazione vuol dire che noi possiamo irrigare con quantitativi più elevati ma più bassa intensità e con turni più lunghi, cioè il turno da distanza tra un intervento irriguo e quello seguente, perché il serbatoio è più grande. È come se voi, che ne so, andate a fare la spesa e comprate una bottiglia d'acqua. Se la bevete in un giorno, il giorno dopo dovete andare a prendere una bottiglia, quindi a rifornirvi di acqua. Ma se andate lì e prendete questa bottiglia, per 6 giorni state bene. Uguale qui, quindi il rifornimento è più lento perché ne potete immagazzinare di più. E quindi, ma anche qui l'argilla diventa problematica, perché anche il suo risvolto, no? Quando diventa troppo presente, i terreni diventano difficilmente lavorabili, perché qui gli sforzi di lavorazione sono veramente elevati, perché le particelle sono coese, sono cementate fra loro, quindi grandi sforzi di lavorazione. Difficoltà nel trovare il terreno in tempera, cioè nelle condizioni di umidità ideali per essere lavorato, perché altrimenti un terreno argilloso, se lo lavorate quando è troppo umido, veramente vi si formano delle zolle e poi non vi si disgregano più, è impossibile lavorarli. Poi altro problema, durante l'estate le argille si erano molto espanse durante il periodo delle piogge, si ritirano e formano queste crepe nel terreno molto profonde, quindi vedete, abbiamo tutta una grande serie di problematiche. Inoltre l'acqua infiltra lentamente, c'è possibilità che si verifichi facilmente l'asfissia radicale oppure il ruscellamento superficiale, perché se siamo in pendenza e piove molto, ne infiltra poca, ne scorre molto in superficie. Quindi, tutto c'è il pro e il contro. Ecco perché i terreni ideali si dice sono quelli di medio impatto, cioè dove abbiamo l'equilibrio tra le varie frazioni. La tessitura, quindi, è una caratteristica fondamentale del terreno da un punto di vista agronomico, in quanto essa determina il tipo e la quantità di spazi vuoti presenti nel suolo, quindi la porosità. A seconda della dimensione delle particelle sappiamo anche quanto sarà la porosità, poi la studieremo anche questa nel dettaglio. La maggiore o minore facilità di creare uno strato strutturale, si è visto che le uniche particelle che possono creare uno strato strutturale sono le argille e l'humus, le altre, un po' il limo gli si può dare una lavorazione, ma insomma poca roba. Insomma, le altre due, limo e sada, non riescono ad avere uno strato strutturale vero e proprio, cioè mancano queste prendi di struttura. E si è detto che la struttura è fondamentale per la nostra coltivazione. La lavorabilità, quindi più un terreno è sciolto, più tende al sabbioso, più è facile lavorarlo, più invece si va verso l'argilloso, vi dico questi due perché sono i due grandi estremi, più si va verso l'argilloso, più è difficile lavorarlo. Quindi gli sforzi saranno maggiori, anche gli strumenti vanno a essere adeguati. Vedremo quando si farà la parte di lavorazione che non tutti gli strumenti sono uguali, perché naturalmente quelli vanno incontro a maggior sforzo e magari a caratteristiche costruttive e fanno una lavorazione diversa rispetto a quelli dove trovano poca resistenza. Poi vi continuo l'elenco con la coesione tra le particelle, si è appena vista, alcune si possono legare fra loro, possono fare da cemento, quindi da legante, quindi avere grande coesione, quindi per esempio un terreno argilloso dal punto di vista del vento sarà poco erodibile, poi dipende che il vento che tira, diciamo mediamente. Un terreno invece sabbioso, come si è detto, sulla spiaggia le particelle vengono trasportate via molto facilmente, perché non sono coese fra loro, non sono legate fra loro. E poi i rapporti tra acqua, aria e terreno. Si è appena detto, riguardiamo i due estremi, la sabbia immagazzina poca acqua, però infiltra molto bene l'acqua e ci troviamo molta aria. Nell'argilla, l'estremo opposto, immagazzina molta acqua, ma infiltra lentamente e l'aria sarà poca. Infatti sono terreni dove facilmente si va incontro
all'asfissia radicale, una delle problematiche. Quindi, se un terreno argilloso, dovrebbe mettere in atto tutta una serie di operazioni per evitare questa asfissia radicale. Mi dice: esistono diversi metodi di classificazione dei terreni in base alla tessitura, che è un elemento fondamentale nella valutazione del potenziale agronomico di un suolo. Tra tutte le frazioni granulometriche, è soprattutto quella argillosa che costituisce il fattore determinante nella suddivisione dei suoli secondo la loro tessitura. Perché vedremo che bastano percentuali molto basse di argilla per influenzare tutto il terreno. Cioè, se visto la sabbia, può essere dai 40 ai 70. Sarà inimmaginabile avere terreni al 70% d'argilla, perché sono terreni incoltivabili. Quindi basteranno frazioni molto basse. Infatti, se girate pagina, mi sembra, di là lo vedete, che poi lo vedremo la prossima volta, il terreno argilloso contiene più del 15% di argilla. Un terreno invece che dice sciolto deve contenere più del 70% di sabbia o più del 40% di limo. Vedete, l'argilla, quindi, basta che sia al 16%, già ci influenza un terreno. Per la sabbia influenzare un terreno deve essere al 71%, quindi vedete la grande diversità tra percentuali queste due, poi lo vedremo nel dettaglio. Il limo è 41%, quindi l'argilla basta in frazioni veramente, non è che deve avere il 51% per essere argilla, basta il 16%, perché ha caratteristiche tali che ci influenza tantissimo un terreno, anche in bassissima presenza, perché il 16% vuol dire che la stragrande maggioranza sono tutte altre particelle, eppure lo definiamo di già terreno argilloso, perché l'argilla influenza talmente tanto che ce l'ha già caratterizzato. La classificazione dei terreni in base alle loro caratteristiche fisico-meccaniche viene effettuata considerando la composizione granulometrica della terra fine. Quindi, quando si va a valutare, lo scheletro si elimina. Cioè, c'è anche quello nel suolo, ma quello che si valuta per capire la tessitura è la percentuale riferita senza lo scheletro. Fatta 100, la terra fine come questa si distribuisce. Poi una percentuale sarà anche di scheletro, ma sul totale. Ma quello sarà il rapporto terra fine-scheletro. Dice 20% scheletro, 80% terra fine. Ma di questo 80 poi lo rifaccio 100 e lo ridistribuisco tra queste tre componenti. E come si fa a determinare il tipo di terreno in base all'analisi granulometrica? Si va a utilizzare il triangolo della tessitura, che vedete qui a pagina 141. Vedete, poi lo vedremo bene la prossima volta, che è un triangolo equilatero e sui tre lati, diciamo partire da quello di sinistra, che va dal basso verso l'alto, è scritto argilla, così ve lo ricordate, perché l'ordine non è che lo potete invertire, argilla, limo e sabbia, sono messi nel senso orario alfabetico. No, da quello va dal primo, da più a sinistra, va dal basso in alto, così. Ognuno mette 0, 100, 0, 100, 0, 100, non ci mettete tutti gli 0 insieme, perché non è che possono essere tutti 0. Cioè, se abbiamo il 100% d'argilla, per forza gli altri saranno tutti 0, devono tornare. Non è che possono avere il 100 d'argilla, questi numeri, il 100 di limo e il 100 di sabbia, non è che possono arrivare ai 300%. E poi la prossima volta vedremo come si struttura questo triangolo, come si realizza, come si tracciano le linee e come poi si capisce dove va a ricadere questo punto di incontro e il tipo di terreno a cui siamo di fronte.